con questo cartello che segnala la distanza della strada che porta ad Amatrice da un lato e a Campodosso dall'altro, iniziamo questo giro di Cornillo Vecchia, Cornillo Nuova, scusate, la differenza salta agli occhi vedendo le case. Infatti qui abbondano le case nuove di villeggiatura, evidentemente è un luogo soprattutto di seconde case e di villeggiatura, lo testimoniano i soliti 18 abitanti di questo paese, che diventano molti molti di più l'estate, quando ci si viene a godere questa montagna, e anche fresco visti i suoi 1150 metri sul livello del mare. Ecco, qui entriamo nella parte più caratteristica del paese, con la chiesa e qui la piazza con il monumento ai caduti e i vicoli che adesso andremo a visitare. Ci fermiamo a vedere questo bel cartellone che segnala i sentieri numerosissimi dei Monti della Laga. Ecco, lasciamo la piazza, la parte centrale di Cornillo Nuova, e adesso addentriamoci attraverso questa bella strada con i San Pietrini, già verso la parte nuova, più panoramica, dove si possono godere la vista dei Monti della Laga, e dove più di una persona si è ricostruita la bella villa da godere. In questo momento l'atmosfera è eccellente, il clima è buono, sono le 10:30 del 6 ottobre, ma un ottobre particolarmente mite, che permette ai villeggianti di prolungare la residenza prima di ritornare a Roma o alle grandi città dove si vive. Roma in particolare, vista da qui circa 130 chilometri, quasi tutti i percorsi lungo la Via Salaria, che a tratti è scorrevole, a tratti un po' meno, si possono mettere in conto circa 2 ore. Queste sono le cime dei Monti della Laga che sovrastano a nord-est la frazione di Cornillo, che adesso andiamo a attraversare per trasmettere un po' la sensazione che si respira e che rende questa frazione appetibile, che è la calma, la quiete e la natura come si vede. Qui sono delle molte stalle, molte vecchie abitazioni abbandonate, molte delle quali vengono ristrutturate e utilizzate come seconde case dai cittadini che si vengono a godere la pace. Siamo a 1150 metri, siamo una frazione di Amatrice, a 15 km prima del lago di Campodosto, sotto il Gran Sasso, quindi diciamo, siamo la vera montagna. Con questa inquadratura della strada che va verso Amatrice, facciamo un piccolo giro alla parte esterna, e qui siamo all'ingresso di Cornillo Nuovo. La strada prosegue per Campodosto. Qui gli spazi per le case si dilatano, così come anche il paesaggio. Siamo al versante est-nord-est, con questi Monti della Laga spettacolari, e con i loro boschi in questo periodo dell'anno cominciano anche a cambiare colore, e fra poco si infiammeranno con i caratteristici colori autunnali, mentre sullo sfondo le altre frazioncine di Amatrice. Ecco, proseguiremo dopo questa bella villa, che già lascia intravedere i colori dell'autunno, con questa bella panoramica sulle montagne e della strada che
che prosegue 15 km verso Campo Tosto con il suo caratteristico lago. Ora siamo sulla strada che pochi chilometri dopo il paese si dirige verso Campo Tosto. Ho ritenuto farvi vedere questa bella visione delle montagne, questo clima autunnale che accende i boschi e rende meritevole di una gita anche fuori stagione, nonostante la lontananza dai maggiori centri. Ecco, questo è il paese, andiamo sulla piana sul cui sfondo c'è Amatrice, a dire quella montagna lì c'è il Monte Vettore. E qui dietro sullo sfondo le altre piccole frazioni che si adagiano lungo i fianchi di questi splendidi monti della Laga.